E buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a commentare quelli che sono i video che ci propone il feed di TikTok. Potremo skippare soltanto 3 video, quindi alcuni ce li dovremo sorbire. Per quanto riguarda l'audio, purtroppo per alcuni video dovrò disattivare l'audio, visto che YouTube ci dà strike in caso di copyright. Direi quindi di iniziare e sediamoci. Mettiamoci comodi e partiamo. Allora, per quanto riguarda semaforo verde, ma si sono fermati per far attraversare la signora. Ragazzi, nulla da dire, noi biker in certe situazioni, ovviamente non tutti i biker, ma abbiamo un cuore d'oro. Mamma, mi dici perché vuoi così tanto una moto? Perché? Perché c'è tanta passione dietro, perché la moto ci regala libertà e emozioni, vediamo, libertà sicuramente, nuove amicizie verissimo, divertimento tanto, passione, ah, tatuaggio, ok, pensavo si fosse fatto male, sicuramente pericoloso, ma sicuramente emozionante. No, dai! Ah, questo devo averlo già visto da qualche parte, adesso si scazzottano alla grande, anche se poi voglio dire, non mi ricordo di preciso cosa fosse successo, però sicuramente, diciamo, reagire così per quanto riguarda una gara sportiva non è probabilmente il massimo. La moto non è solo un pezzo di ferro, anzi, penso che abbia un'anima. Che è una cosa troppo bella per non avere un'anima. Senza apostrofo, la moto non è solo un pezzo di ferro, ricominciamo. Allora, verissimo, però io cerco di non umanizzare la moto assolutamente. Per me è una passione, ma sicuramente non vado a fare il bagnetto, sicuramente non vado a cambiare le scarpette alla moto, come molti biker dicono. Ecco cosa mi sarei perso se non avessi mai comprato la moto. Scelta giusta o sbagliata? Ah, sicuramente sbagliata se non avessi comprato la moto, ma stiamo vedendo il tuo culo, quindi direi che ci fai vedere anche altro, spero. Ok, vabbè, dai, 3 foto. Sì, comunque passione, amicizia e uscita di gruppo, che poi alla fine lo sappiamo tutti, si finisce principalmente per andare a mangiare, soprattutto dopo una certa età. Bella, bella, questa è una R1. Io sono fissato anche io per la gestione, diciamo, colorata di tutto quello che è l'outfit. Però bella, veramente bella questa R1, mi piace la grafica. Forse gialla fa storcere un po' il naso, ma con i cerchi gialli fluo, devo dire la verità, bella, bella. Se è una passione non mollarla mai, cosa? La passione? Perché nei momenti peggiori, è vero? Verissimo, perché la moto alle volte salva la vita in determinate situazioni. Benissima, bella questa moto. Bella, peccato non possiate seguire la musica perché YouTube mi dà strike, ma ottima colonna sonora per questo video. Gara di sana. 2, 3. Non male, non male. Tutto. Vai, tu vinci, non li passi. Una secca, Motore acceso. Vai, vai, la seminata. 2, 3. Vabbè, dai, cioè, mani grossi. Anche se io, ragazzi, io lo scarico originale, perché non mi piace il sound, sono fatto le tecnici della Yamaha. Non male anche questo, e comunque stare in traggio a me, che ti 1, 2, 3. Senza di beginner, distrugge le orecchie. Ho una certa età, uno, punto di vista. Due, purtroppo, no, non ce la faccio. Sai qual è la cosa più ingiusta che ci sia? Quando ti fermano, no? Anni, vero? Ok. Non mi dire che ti chiede di mollare. Vabbè, ma qui dipende. Triste come video. Qua siamo qui per divertirci. Ok, finito. Non sarò bella, ma queste foto in moto. Non sarò bella.
Giulia Collarella, dai, Collarella. Cioè, sto per sfizio a vedere questa Giulia. Vabbè, no, voglio vedere qualche foto. Cioè, voglio dire, non mi sembri affatto male, Giulia. Sei una bella ragazza, non dire. Dai, non dire che non sei una bella ragazza, per favore. Ma per carità, le donne biker hanno sicuramente una marcia in più. Volevo vederla di viso, ma è col casco. Beh, sei piccolina, però dai, sei una bella ragazza. E lui, senza chiederlo, ti fa una foto. Dai, sei una bella ragazza, non dire non sarò bella, per favore. E so, questo è un trend che è andato di moda per tantissimo tempo, verissimo. Quando si mette il casco e si gira quella chiave, i problemi a volte sembrano scomparire. L'unico problema è dove fermarti a fare benzina per continuare a proseguire. Verissimo, verissimo. Questo è un altro tipo di dolore. Si spegne il cuore e si accende il cervello. Ah, quello è vero, si accende il cervello sicuramente, perché in moto si va prima con la testa. Mai mettersi rezzi, mai mettersi sulla moto quando si è arrabbiati, ci si ferma, si calma. Tu sei uno scaldabagno? No, 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 io non sono contro gli scooter, assolutamente no. Beh, anche una moto, anche se io, ad esempio, motard, moto da enduro, non le preferisco tantissimo, devo essere sincero. Non possiamo skippare, ci dobbiamo sorbire tutto, ma bella questa chiocciolona. Fai vedere lo scarico, dai. Ottimo cable management, devo dire la verità. Da dove nasce la vostra passione? Sicuramente è nata a me. Vero? Vero? Verissimo. Vero, vero. Thumbs up per i genitori che trasmettono questa passione ai figli. E ce l'hai detto. È vero, vero. Verissimo, verissimo. Assolutamente verissimo. Se riprese fanno un po' schifo, ma verissimo. Quando le dici che la passi a prendere in moto, bella questa R1. È bello avere una persona che ti segue in questa passione. È anche vero, la R1 per me è da pista, cioè bellissima su strada, ma poi questa colorazione qui, questa livrea qui è spettacolare, però in strada davvero davvero scomoda. Dalle casse divertente, ma immagino vada fatto, è vero, si va fatto col cervello, cioè la moto è una passione fantastica, veramente fantastica, ma rendiamoci conto che alle volte qualcuno ci aspetta a casa. Verissimo. Questa è un'altra volta la tipa di prima, quando arrivo a raduno in moto. Ok. I maschietti, vabbè. Boom. Vabbè, le ragazze biker hanno il loro fascino, sicuramente. No! No! No, il doppio! Cioè, le bruciate tutte e due. Poi a specchio, no? Ma dai! Porca miseria! Potrei vedere all'infinito questo video. Grandioso. Non si conosce la strada. La strada proseguisse dritta, invece. Bella sta strada. Bella veramente. Qui c'è la curva, dai. No, vabbè, è vero che magari è un tornante, quindi potevi prenderlo. Meno male che sei rimasto più o meno nella tua corsia. Diciamo più o meno, anche se fosse arrivata una macchina davanti, non sarebbe stato piacevole. Ecco, se questo furgoncino fosse arrivato leggermente prima. Bella sta strada. Dove caspita è? Beh, non però, no, non. Se qualcuno la conosce, che mi piacerebbe farla. Penso sia a nord comunque. Veramente bella. Cioè, l'asfalto è un biliardo. Sì, ci sono un po' di rattoppi, ma bella, bella, bella. Ok, la mia famiglia. Tommy, 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 che stai facendo?
No, no, purtroppo non posso mettere l'audio. Già la volevi vendere. Hai deciso di venderla? No, no, lasciala, lasciala. No, dai, non piangere. No, non piangere. Cioè, sta facendo un annuncio per vendere la moto. No, dai, spero sia un prank. Però per info c'è il suo link su Instagram. No, dai, non si vende. Quando uno compra una moto, tu che gli dici? Che bella moto? Gli dici, mortacci tua, che bella moto. Il romano mi fa tagliare. Cioè... mortacci tua, che bella moto. Anzi, è talmente bella questa moto che dei morti prendi i migliori. Vero. Che bella moto. E di questi migliori non prendi nemmeno tutto il corpo. L'anima, giusto? L'anima di mortacci. Che bella moto. E di quest'anima, di questi parenti, ci aggiungi. Mi sembra giusto. L'anima degli meglio. Il romano è grandioso. Devo dire la verità, lo adoro. Sì, verissimo. Sì, mamma, lo so, benissimo, ma sai che se mai dovessi perderle strada avrei stampato... Cioè, preferisco rischiare così che stare tutto il giorno a letto a fare la mia paranoia, a supplicare le persone di non andarsene. Sì, vabbè, ragazzi, qua c'è un discorso che fino a quando non succede, perché ok, finisce male, il problema è di chi resta, io lo dico sempre, ma... caso in cui venissi paralizzato e lì facciamo un gesto scaramantico, e la passione è passione, è vero, uno si sobbarca di tutti i rischi, però è pericoloso. Adesso ve piedi, mo sono detto che non ti mozzo. Ok, ok, grande, anche se vabbè, diciamo, io per me la passione si vive su due ruote, però ci sta, cioè io ricambio se uno scooterista mi saluta. Bello qua, sì, sì. Proprio abbigliamento tecnico. Un intero serbatoio di benzina che tu riesca a riordinare le idee, ma anche più di uno su questo. 5 persone nella tua anima. Vabbè. Vabbè. Belle della vita impennano. Sì, anche lo spread. Non conta quanti cavalli hai, ma quante passioni ci metti. Questo è verissimo. Questo dai, mi ritrovo. Ok, ci sta. Ci sta, ci sta. Però ragazzi, le protezioni. L'asfalto è duro e fa tanto male. Ho perso te, mica la mia moto. Ah, questo è sempre tu, vabbè. L'algoritmo di TikTok ormai mi bombarderà con questa. E la salterei a più pari, però dai, finito, andiamo. Il casco ha ascoltato le nostre storie. Beh, verissimo, quante volte si parla dentro il casco? Poi vabbè, se il nostro dolore ci sta, ci sta. Le chiacchierate che si fanno da soli dentro al casco sono spettacolari. No, questo non sono d'accordo, dai. Cioè, assolutamente no. Se un giorno la vecchia dovesse uccidermi, che fai? Voglio che mi ricordiate così. Non sono d'accordo, va bene. Questo lo conosco. Tommaso Marcon. Allora, a me i 125 non piacciono, però devo dire la verità, questa è un'Aprilia bella. Bella, bella, bella. Moto girl, le ragazze in moto hanno il loro fascino, non c'è niente da fare, anche se, porca miseria, andare così in moto, cioè, io purtroppo non sono d'accordo, cioè, no. Già con questo vestitino te lo stampi addosso, poi da, cioè, per carità, bellissima ragazza, cioè, fisicamente wow, però... se cadi, no, no. Allora, proviamo le maniglie dell'amore, no, della moto, Giovanna.
Cioè, sto coso qui è un cinturone di castità che si mette. No, mi gusta. Non lo so. Cioè, vorrei provarlo. Vorrei vedere la prova. Tu parli con la moto? Ok. Senza di parlare in testa, capisco. Andiamo a farci un giro. Certo. Io purtroppo non ci parlo con la moto. Cioè, per me è sempre un mezzo di locomozione che mi dà la libertà, però ci sono sempre, e ok. I know. Promettimi che starei meglio. E dipende tu se non mi fai che sbalzi. Ma, no, non mi è piaciuto questo. Non mi è piaciuto. Ok, la nostra moto è la benzina, però a questo pensavo. Cioè, sì, costa di più. Però è un bello psicologo il nostro. No, dai, sulla sabbia. Cioè, ancora una 07 sulla sabbia. Ah no, pensavo andassi a mare. Benissimo. Su questo sono d'accordo. Io l'ho fatto avanti con l'età, quindi sicuramente d'accordissimo con questa definizione. Se stanno dietro, aspettali. Se stai avanti, proteggili. Questo sì è un... c'è il pazzo dei rem. Se stanno dietro, aspettali. Se stai davanti, proteggili. No, aspetta io. Se stanno accanto, rispettali. No, avevo sbagliato a leggere. Allora... Bella sta strada. Ma lui è sempre quello di prima. Cioè, dove abiti tu? Fammelo sapere, perché è bellissima. Se stanno accanto, se stanno davanti, raggiungere e sorpassi. Solo se sono macchine. Perché rischiare? No, no. Non sono d'accordo. Così mai religion bella. Potrei correre come un idiota, ma... mi sa che sono d'accordo con questa definizione. Quando sei con me mi assicuro di portarti a casa. Sì, è vero, quando si ha un passeggero, sì, come correre quando dietro si ha uno zainetto, soprattutto evitare di piegare alla morte. Su questo mi trovi d'accordissimo. Mi trovi d'accordo. Quando la vita si offre, guarda la prima in giù, bella questa stampa, la vorrei mettere sulla mia. Non c'ho più spazio sul serbatoio, però mi piacerebbe metterla, sì. Bella, mi piace, mi piace. Ok. Davide, come va? Stai lì, ma poi te. Più o meno. Non so. Stai parlando? Ma questo è sempre tu che parli con la moto. No, skippiamo. Basta. Abbiamo utilizzato uno. Ah, questa è sempre la tipa di prima. Non sto parlando di una moto, non di cento. Non sto parlando di moto. No, non ho capito. Ho bisogno di una moto, non di cento. Non sto parlando di moto. No, non ho capito. Cioè, voglio leggere nei commenti. Penso se... La persona giusta è avere un ragazzo che non ho capito il significato, ma avere 100 moto, devo dire che non me ne privo. Ma infatti, cioè, non mi sento così. Ho bisogno di una moto, non di cento. No, perché? Cioè, l'assicurazione ti sfonda, però... Ragazzi che ti fermano, questo non lo fare mai. Ho capito, ti faccio scasare, ma non ti faccio provare la moto. Cioè, col cavolo. No. Facciamo insieme l'albero di Natale più motociclista che vedrai in tutta la tua vita. Base una biella di un K250 e il disco freno Suzuki 750. Bello. Dai, è un'idea. Degli ingranaggi del cambio motori Minarelli, molte candele e molto ferro. La base è fatta con il disco freno di un Land Rover dove si appoggia il presepe.
L'accendino non andava per accendere le candele. Quello con la moto invece va. Coincidenze? Io non credo. Accendiamo tutte le candele, non quelle di accensione, ma sì, sì, lo vedo. È praticamente un albero di candele. Cerchiamo di non dare fuoco né ai capelli né alla barba e illuminiamo il tutto. Iniziamo poi a portare tutti i regali sotto l'albero. Ci ho messo mezzo giornata a impacchettare tutti questi mini regalini. Ovviamente le bottiglie di vino che non possono mai mancare in Veneto. E buone feste, biker. Bello questo alberetto. Carina anche lei. Che vedrai in tutta la tua vita. Ah, una cosa del genere? Ha trovato una cosa strana. Ah, questa è la classica cosa del DB Killer. Ah, vabbè. Che cazzo. No, non mi piace. 9300 mi piace. No, dai, no. No, no, no. Questa è la stessa grafica che ho io dietro al casco. Quello, lo Spartan Carbon RS. E bello, come tatuaggio non lo sapevo ci fosse, però che se a me queste moto qui non piacciono, però il tatuaggio mi piace, il tatuaggio carino. E certo, ci sono tantissime ragazze che vanno in moto, io ne conosco qualcuna sicuramente, però non tantissimissime, almeno qui al sud non sono tantissime quelle che conosco, eh. Ok. Ah, i raduni. Questi raduni qua sono belli, ci sono certe macchine, certe moto. Vuol dire la verità. Però vedo solo macchine. Vedo solo macchine. Non mi sembra di vedere moto. Beh, quindi la tua moto in base al tuo mese di nascita è novembre. Vediamo che ci sta. Io voglio nascere una sola a settembre. Dai, non mi mettere questa a me perché sennò brutto. Anche questa non mi dispiace. Eh no. Eh no. Io voglio novembre. Dov'è novembre? No, ci manca la parte terza. Vabbè. Ah, ecco qui. Marzo. Agosto, non mi mettere novembre questo perché altrimenti mi incazzo, non mi piace. Novembre, novembre ci può stare, dai, ci può stare. E per quale motivo dei gas? Per far camminare la moto. Vabbè, quando si può dare gas, si dà gas. La voce se ne sta scendendo, però no, con rabbia, ragazzi, non rabbia, delusioni non servono per guidare, brutti pensieri ci può stare. No, infatti non è esibizione. Oddio, ci sono persone che vengono qui per esibirsi, vanno in moto per esibirsi, vero, vero, quando si va in moto è il cuore che dice sei con me, grande, grande. Mi piace, mi piace. Ci sta. Se la giocano. Bella la ninja. La ninja per me è verde. Cioè Kawasaki, colore Kawasaki, tutta la vita. Vabbè, filosofico proprio, dai. Cioè, va bene. Ma più bella. Bella questa. Oh dai, questo è vero, questo è verissimo. Cioè andare in coppia su una moto, cioè o meglio, avere due moto per girarla è proprio il top. Complimenti, bravi.
che fame, han fame, unicornalo, no, voglio rivederlo, che infame. Va bene, quando vuoi trasmettere la tua stessa passione all'uomo della tua vita. È bello quando i genitori trasmettono la passione ai figli, è bello. Oh, è bello vedere il volto dei bambini che sorridono quando tirano le sgasate alla moto. Passione moto, ma tu sei con uno scooter e tra l'altro sei anche senza casco, da quello che vedo, no? No, vabbè, su questo non voglio neanche commentare. Per me sei speciale, ma non posso dirtelo. Perderesti l'interesse e quel sogno in un attimo diventa. Ok, ma questa è una canzone. Forse non era mai proprio iniziata del tutto, ma mi piaceva come stava. Non so se la conosco come canzone. Vabbè, questo è noioso, lo schippiamo. Ok. Finalmente ho comprato la moto che ho sempre segnato a ricco. Questa è un'altra biker girl. Oh, ragazzi, siamo pieni di biker girl qui. Grande. Ah, in pista ci sta. Carina. Mamma che ti dice sono contenta per te. Per carità, ci sono genitori. Aia, aia. Aia, bella grattata. Carina sta ragazza. Andiamo a stalkerarla. Ti avvenga. Quindi, vabbè, ha messo solo video, vabbè. Avvenga, quindi Liguria. Solo gli OG si ricorderanno. Ah, la canzone di Natale, Jingle Bell, Rock. Ah, è un raduno che hanno fatto appena di Natale, credo. Ok. Ecco, questo mi cago proprio. Qui mi cago proprio. Madonna. Cioè, No, non si capisce come sia possibile si sia girato. Ma grande. Gli stunt sono uno spettacolo. Veramente uno spettacolo. Cuore a forma di motore? Ok, ci stiamo per addormentare. Ok. Ah, ok. Bello, carino, mi piace, dai. Ci sta, ci sta. Ah, ma questo è sempre quello di prima, secondo me, che fa vedere lo scooterone e poi inquadra la moto. Ma vabbè, gli scooter a me non piacciono, però proprio non ne ho mai voluto uno, per essere sincero. Però va bene, dai, ci sta. Ok. Moto seca forestale. Perché mi esce? Ah, moto, no, vabbè, dai, questo si può schippare, no? Prendo la moto così per passatempo. Quella diventa una fissa, diventa un po' una fissa vera e propria. Anche se a me, ripeto, queste moto qua non mi piacciono. Però, vabbè, ognuno, una passione è una passione. Vabbè, anche le macchine hanno i loro... Il loro perché. Anche Dio, ma c'è una cosa che non può cambiare, Benjamin. Non può cambiare. Essere sincero, sia sulla moto che sulla macchina ci sta tutto.
Malossi, questo è un altro scooter, va benissimo, bruciato tutto, sì, però mi sentire così, per questo ti amo, stai parlando con la moto, ovviamente, va bene, cioè, no, i track che fanno i drift, ah però, bello, la mia passione. Ok, non succede nulla, va benissimo così. Grazie, è una passione che condividiamo, bravo. È nato con un cuore diverso, questo dai, già l'abbiamo visto, lo possiamo skippare, no? Sempre lo stesso, le relazioni fra biker sono le migliori. Era signorina, protezione, ah, sempre quella di prima. Signorina, le protezioni, però qua stai sull'erba, però se cadi con la clavicola l'asfalto, va bene. Vabbè, non parliamo più di protezioni, eh? Bella. Ah, io qua non so se ci sono dell'autovelox, però dai, quando si può tirare ci sta tutto. E poi complimenti per la motina. Complimenti per la motina, non ci avevo fatto caso, effettivamente. Husqvarna SM125, figa sta cosa che mettono il coso della velocità al contagiri anche. E devo vedere se riesco a metterlo anche sulla mia. Mi devo informare per vedere come si fa. Allora, l'Husqvarna a me, vabbè, non dice niente, però. Ah, vabbè, dai, quasi 140, ci può stare. Allora, il saluto del biker, no? Anche col piedino, dai, ci sta tutto col piedino. Rallentare. Il police io lo faccio, con la mano in testa, ok. Police, vai, polizia. Ostacolo, no, io non tolgo le mani, ok, col piede meglio. Ok, passa davanti, ci può stare. E beh, benzina, fame, birra. Ok, vabbè. Come a me gusta questa campione? Non me la posso far sentire. Bella. GSXR, Suzuko. Bella, bella, bella. Ah, il 600. Vabbè, quando i bambini sorridono vicino alla moto è sempre bello, in generale quando sorridono, te lo stai proprio attaccando addosso, così i bambini possono andare in moto, sicuramente sì. Stai MT-07? Sì, certo che vogliamo il risultato. Non so se poi regge sulla vernice, soprattutto quando la lavi, forse si fa un pastrocchio, però. Beh, no, voglio vedere il risultato. Cioè, non l'hanno postato. Vediamo se l'hanno postato. Cioè, credo sia questo. Vediamo se questo il risultato finale, no? Credo. Non si vede. Risultato peccato, volevo vedere com'era venuto. Questa è bella come passione. Quando si condivide la passione in coppia, devo essere sincero, è bello. Non mi piace il motocross. Questo, cioè, mi piace vederlo, ma farlo penso che sarei negatissimo, troppa paura al momento. Carità, è carino, bello, però un giorno cercherò di vincerlo facendo dei corsi di off-road. Per il momento 825, questo forse è quello di prima che fa sempre lo sparo per far vedere la velocità massima di 125. Va bene, però 136, dai. È la stessa velocità di prima. Qui è rischiato, eh? È finita. È finita? Io ti ho
io ti ho perso. Devo metterlo in testa. Una volta più. Ok. In questa maledetta testa dove ormai non ci sta più niente di buono. Alcuni per me lasciano perplesso. Mi lasciano un po' perplesso. Sono abituato. Vabbè, non l'ho capito questo video. Amen. Sto smontando la moto. Devo rifare le forche e il manoammortizzatore. Ok. Sono già a buon punto, ma mi è venuta voglia di fare video, quindi vi racconto dove sono arrivato. Dai. Ho rimosso completamente le carene. Ho già rimosso le forche. E io questi lavori qua non li so fare, però mi piace vederli. Rimuovendo la ruota e le pinze. Le forche le ho depositate qui in terra, sotto il tavolo, sicuro. Mentre il mono posteriore ho già rimosso questa vite qua. Ok. E ovviamente l'ho imbragata la scala per far sì che non cada. Bravo. L'unica cosa che mi sono reso conto è che per rimuovere completamente il mono sfilandolo da dietro, devo rimuovere anche questo. Io devo fare anche una bella pulizia. Beh, è troppo lungo, dai, da vedere. Lo scarico mi impediscono di arrivarci. Quindi devo smontare ovviamente lo scarico. Quindi mi metto subito svitando questa vite. Ci giochiamo allo skip. Ci giochiamo allo skip, dai, anche perché vedo che dura un bel po'. Comunque dopo una bella pulizia la moto la farei. E questo è sempre lo scooter. Ci siamo giocati il secondo skip e siamo a 36 minuti di video, quindi abbiamo ancora altri un bel po' di meno, almeno altri 20 minuti, quindi abbiamo un ultimo skip, ci dobbiamo giocare bene. Sarei tentato di skippare anche questo, ma ce lo giochiamo bene. Qui c'è la musica di sottofondo che ovviamente non posso farvi sentire, che poi la domenica si va in moto, ma perché? Cioè io vado quando capita, anche finito al lavoro, 5:30 stacco, e soprattutto d'estate che fa buio alle 9 si va tranquillamente in moto. Phil lo conosco, Phil mi piace molto come youtuber, devo essere sincero. Tu credi che sia quello degli abbaglianti? Premi questo, scende il nitro. Ascolta questo rumore. È il nitro che scende. Sì, io ho seri problemi a capirti. Il ZX14, la Yabusa. E vedono che faccio così, allora vedi che fanno e volano all'indietro. Retromarcia, vecchio. Non ce l'hanno, se la mettono. Questo cosa cazzo vuol dire? Vuol dire modalità due tempi. Ok. Tu senti sotto il motore che comincia a fare. Perché c'è un meccanico che dentro sa. Va benissimo. Va benissimo. Ma non è Phil che dico io. Vabbè, questo video non mi dice nulla. Devo essere sincero. Sarei tentato di skippare, ma abbiamo quasi finito. Ma finito, possiamo skippare. Matilda con la mia emozione perché vengo riconosciuta in moto. Carino il casco. Lei non la conosco. Facciamo arrivare un ragazzo con la Vespa. Dai, il pugnetto. Le Vespe pure sono belle, devo essere sincero. E un'altra biker girl. Se una passione non mallarla, questo ce l'abbiamo visto. Direi che lo possiamo skippare a più pari. Fate le cose che vi piacciono. Belle, belle, la verità, ormai ho detto, deciso, non commentiamo più la mancanza di protezioni, che altrimenti diciamo sempre le stesse cose, però... Bella. Bella, bella. Vai a mollare. Ti vedo contro il guardrail, vero? Gira la testa, gira la testa! Oh, peccato. Vero, vero. Vabbè dai, stavi andando pianissimo, spero tu non ci sia fatto niente, meschio. Romantica passione.
Allora, purtroppo la cosa brutta di andare in gruppo è quella che magari si tende un po' più a andare leggeri in moto, diciamo a andare un po' sopra le righe, poi lascia stare, adesso non stanno facendo nulla di male. Qui quando pieghi e arrivi con la faccia sull'asfalto, a 30 centimetri dall'asfalto, secondo me è unica come emozione, devo essere sincero. È veramente una figata. Catania, qui siamo in Sicilia, bella la Sicilia. Ok. Benissimo, questo stiamo parlando di Malosso. Stiamo vedendo gli scooter. Bello però, bello. Bello, mi piace. Non adoro gli scooter, ma mi piace. Bella, bel colore. Nel frattempo il vicino che mi sta devastando casa. Sì, il vento sul viso, la polvere, la pioggia, il vento sul viso quando sei col casco, va bene. Però sì, dai, la passione che ci accomuna è veramente bella. Ok. Eh no, là ci sta, va bene, no. Ah, perché mettete la musica di sottofondo? Mannaggia, la miseria. Però quando lo scarico scoppietta, a me è originale, ma quando voglio rilascio scoppietta, soprattutto quando è bello caldo. Sì, anche perché se uno si compra la moto si tira lontano da una serie di altre, di altri vizi che possono, considerando che si spende tutto vicino alla moto. Ma si rischia la vita, è verissimo. Vabbè, noi non andiamo modo, vabbè, non voglio commentare. Non so, sacrifici, sacrifici a livello economico sicuramente. Non posso mettere l'audio, però no, la moto regala emozioni, cioè, vero. Vero, vero. Abbiamo detto 8.000 volte in questo video. Ok, Ninja 626. Ma non si vede nulla. Ok, bene. Una delle domande che mi fanno più spesso è: da dove nasce questa passione? Bella domanda. Ma è sempre lo stesso tizio che Penso fa che sempre lo ci stesso siano due video. modi. O c'è qualcuno È che ti sempre la ispira stessa come cosa. fosse un genitore, e in tal caso puoi ritenerti Sì. fortunato perché se un genitore ti trasmette la passione per il motorsport è perché lui ha già corso e magari ha qualche soldo per farlo Va correre. benissimo. Così inizi Ma a correre questa è e la sei voce di sicuro Nazca e sotto, fortunato però. per arrivare in alto. Oppure a volte capita che nessuno ti trasmetta questa passione perché ce l'hai già Sì, dentro. sa che è la voce di È Nazca. tuo DNA. Per Tuttavia, una delle montaggio. domande che mi fanno più spesso è... Mendola o Mendola? Penso Mendola. Questo ha fatto un bel salvataggio. Bravo, bravo, bravo. Bel salvataggio. Un po' largo, eh sì, quando ti trovi questa macchina di faccia per quale traiettoria. Amen. Anche perché non era neanche una curva stretta. Questo qui sta giocando con motociclisti, è una cosa che odio a morte, soprattutto quando non ti fanno passare. Che ti cominciano a ingarellarsi soltanto loro. Da qua, cioè, guarda qui. No, vabbè. Cioè, sei un assassino. Cioè, sei un criminale proprio. Perché te lo trovi di faccia e là, veramente. Ah, però. Gli occhi, spettacolo. Ok, vabbè, è andato. Un po' di sound. A me questo genere di moto, l'ho detto,
no, mi piacciono. Però per i ragazzi direi che va benissimo. Anche se io prenderei, avrei preso un R, cioè una Yamaha R125. Poi vabbè, l'odore della miscela effettivamente è fortissimo. Bella moto, ma rimarrà solo un sogno. Dai, se sei riuscito a coronare questo sogno, complimenti. Ok. Ok. Avevano promesso un motore 14 anni. Ok. Palermo. Palermo. No. No. Cioè, non ho capito. E a cui avevamo promesso un motore 14 anni. Ok. Mi dispiace, piccolo, ho rovinato tutto. Cioè, no, non ho capito che è successo. Ah, ok. Vabbè, non l'avevo capito. Giorgio D'Agostino. Ah, no, quello è Gigi. Ok. No, dai, lo ero. Sì, ma poi i fatti tuoi ci interessano relativamente poco. Ma è sempre questo. Ghost of Akashi. Vabbè, lo eri? Il cielo piange per te? Va bene. Beh, questo lo skippiamo perché è un'offerta, dai. Ecco. Moto? Ah, ok, non avevo letto la caption sopra. Ok, la caption. Questa è delle crisi epilettiche. Ok, va benissimo. No, vabbè, questo ho capito già dove vuole arrivare. No, vabbè, questo è quello che dicevo. Cioè, va bene, va bene. Cioè, credo a un'altra biker girl, tanto rispetto, ma va bene. Questo è triste, questo direi che lo saltiamo, eh. Cioè, peccato. Quando succede, purtroppo, è sempre una tragedia. Sì. A viverla con gli amici è una grande, veramente una grande cosa. Questa passione, l'importante è viverla con la testa sulle spalle. Assolutamente. Un'altra biker girl? Mi sa che non va avanti. Ah sì. Ah, ma Zavorrina, ok. Ok. Bello l'SG Project. Ma bello, bello. Qui penso siano Alpi, moto Motardo France. Bello. Ok, questa mi è piaciuta. Questa mi è piaciuta. 18,25 passione da moto e vuoi guadagnare? No, questo lo skippiamo. Non vale come skip, dai. Se non fondiamo un'azienda di moto. Ok. ATM. Vabbè, a me non fa impazzire. ATM mi criticheranno tantissimi, però a me questo genere di moto non mi piace. Ok, un altro biker girl, penso, vedendo il colore della moto. K, ok. Ok. Attento il libretto. Aia, aia, aia. Dai, sii gentile. Purtroppo ragazzi, quando facciamo infrazioni... Ah, gentile, dai.
Gentile, gentile. Però purtroppo quando facciamo le infrazioni ah, vabbè, sì. Ma anche no. No, è una passione per la moto, per carità, poi venderla ci sta che siano ci siano altre esigenze, però chi può permetterselo? No, hai sbagliato. Cioè, per carità, la posizione è corretta, però hai sbagliato. Se... Ok, altrimenti non posso far mettere la musica. Ok. Bello questo. Bello questo da PTM. Ecco, io per esempio prenderei più un KTM 125 che non un Motard, però ecco, tipo questo. Ma mi ascolti quando parlo? Cioè, non è il genere di moto che mi piace. Ok. Devo riportare un video di quando si inizia ad andare in moto. Che io quando ho iniziato ad andare in moto ho avuto delle difficoltà a gestirla inizialmente, cioè non sapevo materialmente quale fosse il freno, quale l'acceleratore, quale la frizione, e devo portarlo un video in cui spiego ai neofiti, perché a me è stato utile e invece devo ricambiare. È solo una passione, certo. Vabbè, è una passione. Per me è una passione, non gli attribuisco cose auto. Vista. Tantissime ragazze che vanno in moto, bello, fa piacere che ci siano molte ragazze in moto. Va bene, grippato, va bene, questo. Non l'ho capito. Ah, Biker Reason credo siano dei ragazzi, sì, che fanno corsi di guida sicura in moto. Tra l'altro io li ho contattati e vorrei fare un corso con loro. Mi devo organizzare. Per passare l'amore abbiamo per la moto e la guida sicura. No, su questo piacerebbe fare un corso con loro. Li ho contattati, mi devo organizzare. Assolutamente. Belle queste riprese, mi piacciono un sacco. Devo dire la verità, mi piacciono molto questi montaggi. Sì, belli. Belli, belli. No, su questo sono d'accordo. Basta la discoteca, viva andare in moto. Non adoro andare in moto di sera. Cioè, ci vado se mi capita, ma... Bello. In francese io non sono mezzo. Bello. Vabbè, qui siamo in Baghettolandia, ma non belle le moto, però. Però purtroppo non so che cosa tu stia dicendo. Anche 15 minuti questo video. Direi che ci giochiamo l'ultimo skip. No, dai, è quasi finito. Ce lo giochiamo per qualche altro video meno impegnativo. Ecco qua, proprio partono francesi con la pala. Questo ce lo skippiamo, quindi adesso non possiamo più skippare. Vabbè, qui c'è un montaggio. Va bene. È figo, però nulla di che. Tra l'altro non si capisce qua che è finito. Ma togliamo il DB Killer, sicuro, dai. No. Vabbè, no, questo non sono d'accordo. Sì, vabbè, i limiti di velocità nessuno li rispetta, però non è vero.
non è vero che le leggi, il codice della strada non è fatto solo per le auto, ragazzi. No. Macchine, voglio la moto, e lì cominciano le preoccupazioni, perché fino a quando ok, non mi piace questa grafica, essere sincero, non mi piace questa grafica. Ok, un'altra cosa del genere. Vabbè, sempre forse sarà un trend questo. Un'altra bagger girl che fa motocross, brava. Ha detto a me e tante altre che hai la moto. Ok, io posso attirare l'attenzione, non l'ho letto. Attenzione anche con i vestiti addosso. Vero, vero. Se la moto ci sta bene, questo è verissimo. Cioè, io consiglio sempre di provarla la moto prima di comprarla. Ok, però no, io consiglio sempre di provarla la moto, ma è bella questa. È un altro francese, ti voglio bene. 6,5, bella questa però. Ma posso farvi sentire il Limon degli Aerosmith, che ci sta bene. Ok, signora Sofia è nato, questo già l'abbiamo visto, possiamo saltare. Che l'altra sera mi ha fatto i complimenti per la moto. Ok, questa è la sagra dei francesi qua. Bella. Ogni tanto voglio vedere anche le capsule, io purtroppo in francese sono negato. Il tuo bro. Che la tua principale, ok. Bella ragazza, complimenti per la moto. Ah, ma era quella di prima. Ammirare, ah, questi sono i disabili, veramente tantissimo rispetto per loro, e magari qualcuno di loro è ridotto così proprio perché ha avuto un incidente, ma nonostante questo la passione continua ad andare in moda. Bello questo video, è stato registrato col cellulare, peccato non posso farvi sentire l'audio perché c'è la canzone quella del gladiatore. Bello, veramente rispetto. Tantissimo rispetto. Altra ragazza. Ok. È vero, quando si esce in moto si torna a casa con il sorriso. Fino a che... Allora, qua camminare in linea, vabbè, non devo commentare queste cose, però camminare in linea qui non è proprio saggio, quindi... Quali traiettorie sono tutte vostre, ragazzi? Cioè, guardate qua. No. Cioè, qui se ti trovi una macchina di faccia, è brutto. E quindi? Ah, è peccato non si veda come sia caduto. Verso l'on. Peccato. Sta ricaricando le batterie. Ah, ok, ci sta tutto. Verissimo. Ecco, uno non per forza deve correre come un dannato in moto, si può anche divertire semplicemente così. Direi che ci sta tutto. GSXR1000. Ah, questo è quello di là lì, con la funzione completa, ok, vabbè. Io ho la funzione della moto in garanzia, bella però la GSXR. No, è garanzia, mi copre la manutenzione, quindi preferisco farla fare e mantenere la moto in garanzia. Questo è un altro scooter, sempre lo stesso. Ok, bello il logo della Durex. Ok. Signorina, aspettiamoci. Niente, non devo commentare. Però dai, mi fa piacere vedere tutte queste ragazze in moto.
carino questo tatuaggio. Ride or die. Ah, su questa. Ok, ci sta. Gli spari li abbiamo fatti tutti, dai. Con la testa sulle spalle, però. Questo penso sia Veneto, eh, qui. Sì, credo sia Veneto. Va bene, vediamoci l'ultimo video. Top Speed KTM 690. E qui se non mi arrivi intorno ai 140, eh. Direi che arrivi intorno ai 140 e no, superati abbondanti, 160, 170, ah però, non è neanche il vento a favore della freccetta, no, quello penso sia l'orientamento. Complimentos, bella, ci sta tutta. Va bene, signori. Spero che questa oretta trascorsa insieme vi abbia fatto divertire, soprattutto fatemi sapere se è un format che se vi piace. Ovviamente questo è un estratto della live, cioè un estratto. Questo è un video che abbiamo recuperato dalla live fatta qualche giorno fa. Io vi invito, vi rinnovo e io vi do appuntamento ad un prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di commentare all'interno sotto qui sotto i video. Ci vediamo ad un prossimo video, magari in moto. E ciao a tutti!